Mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare? Mi sembra un incubo. Eccomi ragazzi, ci sono anch'io. Scusate, avevo lasciato il lama in doppia fila. Ecco, adesso lo è. Cosa ci fai qui? Dai su, Vanuccio, sono anch'io un po' Spider-Man. Te lo dici tu, comunque riusciamo a fare silenzio? Aspetta, ci penso io. Ok, adesso ho paura. Ragazzi, guardate, è resuscitato zio Ben. No ragazzi, scusate, non sono zio Ben. Ma volevo spiegarvi perché siete qui. Esatto, è quello che noi Spider-Man ci stiamo chiedendo fin dall'inizio. Sì, certo, noi Spider-Man. Vabbè, comunque. Dai su, parla. Dammi il tempo. Ancora non parli? Un attimo, stavo giusto. Dai, forza, forza, forza. Basta, giuro che ti mando in mezzo agli sgherri e salva il mondo, eh. Va bene, scusami. Bene ragazzi, siamo qui per capire chi è tra gli Spider-Man di Fortnite il più forte. E come lo faremo? Ovviamente come piace a me. Guarda che non ci puoi mettere sulla pizza come se fossimo dei personaggi di Attack on Titan. Grazie, lo sapevo. Parlavo di una sfida tra Spidey. Oh wow. Ma poi scusa, parli solo tu. No, tranquillo, ci sono io per rappresentare gli altri ragnetti. Ah, meno male. Che tipo di sfida? In realtà saranno 3 sfide. Oh cavoli, forse era meglio non chiedere. La prima sarà una sfida tra grattacieli. Dovete rimanere il più possibile attaccati con la ragnatela. Sì, ma come lo valuti? Facile, chi resiste di più vince. Ah, direi che è onesto. Vedi, e il secondo... Una gara di corsa. So che a Vano piace. Stavo pensando di farvi rimbalzare sulle ragnatele, però vabbè, fa niente. Facciamo una bella corsa d'ostacoli, eh? Chi arriva più lontano vince. Va bene, e l'ultima? Ah, questa vi piacerà, sarà una corsa alla vittoria reale. Mi stai dicendo che dobbiamo farci sparare addosso solo perché tu... Vuoi vedere chi è il migliore? Detta così è un po' brutta, però essenzialmente sì. Facciamolo! Bene ragazzi, mentre i ragni e Deadpool si preparano, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per sostenermi e soprattutto se volete un nuovo video di Fortnite. Dai che manca poco alla fine della stagione e ci sarà sicuramente un grandissimo evento. Salve signor Vano. Oh, ciao Tom. Veramente sarei Peter? No, guarda, scusami ma ti chiamo Tom, sennò qua si girano tutti. Come vuole lei? Cosa dovrei fare? Guarda, devi semplicemente fare lo Spider-Man. In pratica oscilla con la ragnatela il più possibile. Perfetto, va bene. Spero di non fare disastri. Tranquillo, in quello siamo tutti esperti qui. Vado! Grande Tom, forza. Intanto faccio partire il cronometro, eh. Ok, vado di qui, rimbalzo qua, così giro e aio! Che botta, però sei ancora su, forza! Oh sì, certo, continuo. Non sta andando affatto male. E adesso guarda qua come... Oh no, ho mancato il muro! Oh cavoli, vabbè, dai, nel complesso però hai fatto 38,60, che secondo me non è male. Tocca a me adesso e muoviamoci! Sì, ma stiamo calmi, ok? Che simbiote dalla testa, ma non esageriamo, eh? Ma dai, devo vincere perché sono fortissimo! Boh, se lo dici tu? Lo dico perché è assolutamente vero e stai zitto! Manco parlato ancora un po'. Vedi, sono troppo forte. No! Mi dispiace bro, ma hai fatto un buco nell'acqua. 16 secondi. Ok, ora tocca a me. Operazione futura. Ah, ciao, come stai? Bene, bene, anche se mi manca il mondo dal quale provengo. Immagino, ma non ti ricordavo così profondo. Invece sì, questa esperienza mi ha cambiato e mi ha fatto capire le cose più importanti della vita. Sono diventato una persona nuova. Per questo adesso lancerò la mia ragnatela verso l'infinito. Meno male, grazie. L'avrei fatto pure io. Comunque direi 0 secondi, non neanche fatto partire. No, ciao. Oh, ciao, tu devi essere... Sì, boh, lo Spider-Man negativo. Vabbè, dai, però un po' su col morale. Ma se sono negativo... Sì, ma non devi esserlo per forza in tutto. Vabbè, boh, quindi lancio la ragnatela. Sì, grazie, e cerchiamo di non far deprimere chi ci guarda. Va bene, ci proverò. Bravo, così ti voglio, bello carico. Sì, boh, anche se mi chiedevo che senso ha questa vita senza una gioia. Non dire così. Dai, stai andando bene. Oddio, non rimanere così fermo. Un altro che è finito nell'acqua. Bene, e ha fatto ben 14 secondi, tra l'altro. Ehi là. Oh, uno Spider-Man più normale. Sono lo Spider-Man horror. Ritiro quello che ho detto. E come farei a capire questa cosa? Sono rosso, così non posso vedere le macchie di sangue. A parte che era una battuta di Deadpool. E poi non è che fai così paura, eh. Adesso vedi. Va bene, capo. Vedi? Ah, sono bravissimo. È vero, ma come mai? Sono abituato a guardare le persone dalla finestra. Ora sei uno spider guardone, non uno Spider-Man horror. Forse un po' tutte e due. Mannaggia, mi sa che questo è il peggiore. Lo so. Sono il peggior incubo di tutti. Io sono Spider-Man horror. Sono la paura. Finito se non guardi la scala. Cosa? No! Mi sa che l'unico sangue che vedrà sarà quello che gli uscirà dal naso. Buongiorno, povero. Buongiorno, tu devi essere Spider-Man umile, immagino.
Ovviamente no, Bifolk, sono lo Spidey-Ovo, lo Spider-Man con più valore. Beh, lo vedremo, forza, lancia la ragnatela e... Ma cosa fai? Non faccio fatica sudando come voi plebei, mi faccio semplicemente trasportare. Sì, ma guarda che il filo finisce. E passerò all'alto. Ma finisce pure quello. Non ci avevo pensato. Oh. Vabbè, lo conto solo perché era un'idea originale. Comunque, 28 secondi, neanche malaccio. Tranquillo, adesso ci penso io a battere tutto. Oh, ma guarda, è il nostro classic Spider-Man. Sì, ma non chiamami così, mi fa sentire un boomer. Tranquillo, capisco, è inutile che ti spieghi cosa devi fare, no? Assolutamente, parto al volo. Ah, però, si vede che sei un fuori classe. Grazie, grazie, d'altronde conosco anche questo mondo più di tutti. Certo, non lo metto in dubbio. Infatti, guarda qui che mossa che ti faccio. No, ma chi è che ha messo qui questa antenna? Boh, che ne so, l'avrà messa il tecnico di Sky. Comunque, hai fatto 37 secondi. Non male, ma neanche il migliore. Beh, direi un tempo classico, no? Ok, mi sa che era l'ultimo, possiamo passare alla prossima prova. Ehi, ehi, stai dimenticando il supereroe, il più supereroe di tutti. Wade, ma pensavo scherzassi, non sei davvero uno Spider-Man tu? Non ricordi, ho fatto un esame. Ah, giusto, non so se l'avete visto, però io tempo fa ho fatto un video in cui Deadpool diventava uno Spider-Man. Se non l'avete visto andate a rivederlo. È Deadpool contro Spider-Man. Ok, ora che ti sei spammato posso andare? Bravo, su così fallisci subito e ci togliamo il pensiero, eh? Via! Dai, che tanto si sa che cadi. È qui che ti sbagli, bello. Cosa? Mi sono allenato duramente. Sai che fai qualcosa duramente? Non ci credo, ma neanche. Non farmi essere volgare. Ma non intendevo quello, dai. Comunque è assurdo. Ma perché io sono meglio? Sono Deadpool! Devo controllare se esiste una versione Deadpool Spider-Man. Beh, mi sa che l'hai davanti. Ma incredibile, non si stacca più. Puoi dirlo forte. Posso stare qui sopra tutto il giorno. Ok, va bene, hai vinto. Se no stiamo qua fino alla prossima Olimpiade. Mi stai dicendo che dovrei guidare? Bene, seconda prova. Vince chi passa più ostacoli. Va bene, c'è solo un problemino. Cioè? Non ho la patente! Oh, giusto, questo è giovane, me l'ho dimenticato. Bene, vado. No, aspetta, calma, attento, ci sono... Ah! Le mine e tutto il resto. Ah, la macchina, che magnifico aggeggio. Oh, mamma, questo è di nuovo qui. Può portarti ovunque, verso luoghi inesplorati. Colline, laghi, montagne. Oppure in fondo al mare. No, bro, cioè io non posso affrontarla così, non mi va, non riesco neanche a guardare avanti. Dai, su, per favore, non fare Spider-Man emo. Ma non ce la faccio proprio guardare davanti a me. E cosa vuoi fare? Farla in retro? Beh, essendo negativo ci sta, dai, vado. Ma stavo scherzando! Mannaggia. Questi non capiscono. Ci vuole pazienza. Oh, esatto, bravo. Un po' quando compari di colpo dietro il tuo nemico e zac, lo fai fuori. Un po' macabro, però non ha tutti i torti. Eh sì, la calma dell'assassino è tutto. Ma effettivamente non stai andando male. Certo, è ovvio, caro mio, sono bravissimo in questo. Sono sempre pronto a sbucare quando meno te lo aspetti. E invece con i ponti come te la cavi? Cosa c'entra il ponte? Oh! Te pareva? Adesso tocca a Spider-Man Oro. Certo. Scusa, sento la tua voce tipo una telefonata, ma quello in macchina non sei tu. Ovvio che no. Ma perché? Che domande, ho pagato l'autista. Cosa puoi andare a fare alla patente quando hai i milioni in banca? Più che Peter Parker sembra Tony Stark oppure Bruce Wayne. Pensa di fatto che mi assicuro alla vittoria in totale relax. Anzi, volax. C'è solo un problemino. E quale? No, è caduto. Quello non è un pilota, è solo un tizio con la maglia della Ferrari. Che stupido. Oh, ti vedo bello convinto. Vedi tu, ormai sono in questo mondo da così tanto tempo che le auto le conosco a memoria. Sì, certo, però non gli ostacoli. Sì, ma una volta che sai guidare tutto il resto viene da sé. Vero anche quello. Cavoli, questa sfida l'hai fatta difficile però. Vabbè ragazzi, ma sconfiggete super cattivi, non pensavo di mettervi così in difficoltà con un percorso. E ti sei dimenticato che Spider-Man ufficialmente non sa guidare? E questo chi lo dice, scusa? Mi avevi visto alla guida in qualche fumetto? Adesso che mi ci fai pensare, no. E vedi? Beh, ma pensavo che fosse semplicemente più comodo con le ragnatele. Quello sì, ma non ho neanche la patente. Oh, cavoli. E che succede? Perché hai cambiato la macchina? Beh, funziona così, non hai mai fatto le discese in GTA? No, no, perché mi hai preso? Ho fatto collaborazione solo con Fortnite e non so guidare sta roba. Beh, dovrebbero farne una con Gran Turismo. Così magari impara qualcosa. Già, ma non ce lo vedo. Oh, guarda, mi stavo quasi dimenticando che ci fossi. Sempre simpatico. Dai, su, questa non puoi farla bene. E per quale motivo, scusa? Si sa che non sai guidare. E chi l'ha detto? Non sono mica Doctor Strange. Questa era cattiva. No, dai, ne ho dette di peggio. Sì, forse.
forse è vero. Ok, forza, Deadpool Maker, spacca! Suona anche male, però. Preferivi Wade Hamilton? No, avrei preferito che non avessi partecipato. Intanto sto andando meglio di tutti. Solo per fortuna. Oh, guarda, cambio macchina. Ora mi sento un boscaiolo canadese. Può essere che tu lo sia. No, quello è Ryan Reynolds. Infatti, scusa, non è lui. Oh, cavoli, sembra più facile sto ostacolo con l'altra. Uai, attenzione! No, io sono vendetto! Ma perché deve fare sempre citazioni a caso? Comunque, vabbè, sta di fatto che è andato più avanti di tutti. Mi scusi, signor Vano. Sì, dimmi, Tom. Peter. Tom. Vabbè, quindi questa è l'ultima sfida? Esattamente, bimbo ragno. E vai, devo fare una vittoria reale. Se riesci sì, ma sta di fatto che vince chi arriva più su. Bene, bene, posso farcela. Bravo, ma perché sei sceso qui? Mi sa che ho sbagliato a scendere. Partito bene, ragazzino, mi hanno detto. Ehi, questa cos'è? Ti pareva la mappa di Nathan Drake? Poteva trovarla solo lui. Non male questo tesoro. Bravo, Nat. Tom. Ma no, c'è un nemico. Presto, spara. No, non mi avrei mai. E invece sì, posizione 41. Finalmente è il mio turno. Cosa? Sei sceso a pinnacoli? Sì, esatto, ho proprio bisogno di sfogarmi. Ora ho capito perché hai preso la mazza. Ora dobbiamo spaccare di brutto. Sicuramente stai spaccando, su quella non ci piove. Ehi tu, lì in fondo, esplodi. Oh cavoli, gli è presa la crisi da goblin. E tu cosa ci fai qui? Mamma mia, che cattiveria, così da 0 metri. Sì, io sono senza pietà. Occhio che a volte ste cose ritornano indietro, eh. Non dire cavolate. Oh no, io. Visto? Oh sì, abbiamo visto tutto, purtroppo. Oh mamma, è tornato Spider Filosofo. Bene, scendiamo in questo posto. Cosa, la caverna? Mi aspettavo più un tempio. No, no, perché sai, la caverna è simbolo di... Mazzate se non stai attento, hai tutti addosso. Noi porgeremo l'altra guancia e... Oio! Oh mamma, attento Gandhi. No, adesso ve la vedete con me. Oh cavoli, adesso mi fa più paura lui di quello di prima. E anche tu cos'hai da guardare, eh? Mamma, speriamo non arrivi Venom. Qualcuno lo calmi, dobbiamo chiamare un esorcista. Nessuno mi fermerà, io. E invece eccolo lì. Sì, tanto si sa che va tutto male. Oh, ecco Depressman. Ciao. Sempre più carico, eh? Che senso essere carichi se la tua vita fa schifo? Beh, non esagerare, non può andare tutto così male. Sì, boh, intanto scendo qui così almeno non mi faccio vedere. Mamma mia, che angoscia. Ma perché non cammini? Che senso ha camminare? Mi faccio trasportare dalla corrente. Non ci voglio credere. Doveva andare così. Oh, ma quella, guarda, è una mappa. Vedi che ogni tanto ti va bene qualcosa? Non funziona. Ma perché devi leggerla? Funzionano così. Ma sì, ma che senso ha? Oh, mamma, non lo sopporto più. Oh, finalmente arriva qualcuno. Ohio. Mamma mia, che brutta fine. Che incapace. Adesso gli faccio vedere io come si killa. Guarda, con tutte le parole che hai fatto prima, mi aspetto molto da te, eh? Ovvio, tranquillo. Ci pensa Spidey Horror. E vedremo se non diventerà Spider-Man Horror, ma per lo schifo. Oh, ma guarda, la prima vittima. Vittima, esagerato. Prendi questa, spam. Quasi come il simbionte. Effettivamente andrebbero d'accordo. Ah, prendi questo. Ah, ti piace guidare il quad? Sì, per fare questo. Ma che cavolo. Scusa, scusa, adesso lo riprendo. C'è da dire che perlomeno è coerente. Ovvio, aspetta che adesso ne becco un altro. Mamma mia, così rapida successione. Meglio di Benzema. Oh, ma guarda che carina. Beh, carina solo per te, è una povera spaventosa. Adesso... Non l'ha risparmiata però, eh. Adesso li faccio fuori tutti. Beh, se riesci sei un fenomeno. Ah, no! E invece... Allora, devo venire io qui per vincere, eh? Oh, Briatore, stai calmo, eh. Piuttosto, come hai intenzione di agire? Userò la classica tattica da vecchi. Pagherai un mercenario? No, starò qua fermo a rilassarmi mentre gli altri si fanno fuori tra di loro. Vorrei dissentire, ma purtroppo ha ragione. Ebbene sì, cavo. Sì, ma caro, guarda che arriva la tempesta. Non ti preoccupare, c'è il livello parcheggiato un bel motoscafo. Pensa a te, le pensa tutte. E ora lago. Ah, in posizione tattica? Ma no, ma per pescare va bene, no? Non ci credo. Intanto guarda la posizione. Ma il 16esimo, com'è possibile? Te l'ho detto, è la tattica migliore. Ma non potrai farlo per sempre. Infatti adesso tra un po' esco allo scoperto, ma prima compro questo. Con i miei lingotti. E poi tra l'altro trovo anche il tesoro. Oh, piove sempre sul bagnato, eh. Allora, adesso guarda la position. Non ci credo, è tra i primi 5. Guarda come ti faccio saltare quello lì. Ciao povero.
Attenzione! Che disdetta, mi hanno beccato! Posizione 4, è assurdo e non ha fatto nulla! Vabbè, cose che capitano, solo fortuna. Ma vedremo, tu sei carico? Certo, non ho una tattica in mente. E scendi al bugle come sempre? Sì, allora? No, niente, niente. Comunque mi sono specializzato nel cecchino, guarda qua, bam! Oh, è vero! Visto, adesso vedrai come vico la grande. Ah, sicuro? Poi quando dite così va sempre tutto benissimo, guarda. Adesso sparo lì! Cosa fai? Non sprecare il gas così, è un bene di lusso ormai! Come questa macchina! Peccato che se guidi una Ferrari e poi fai schifo, farei comunque sempre schifo. Ehi, che strano buco. Effettivamente. Forse dovremmo indagare. Non adesso, dobbiamo finire la sfida. Oh, scusami, prima le cose importanti, no? Vedete? Andiamo avanti, va. Oh, mamma, questo non me l'aspettavo. È venuto fuori come un'anguilla. Posizione 13, comunque. Che ridere. Allora non si ride su ste cose. Sorry, mi ha fatto davvero ridere, però. Bah, allora che dici? Vincerai anche questa? Non dire così che porti sfortuna. Ma è proprio quello che voglio fare. Dai, di la verità che infatti sono simpatico. Vabbè, giusto un minimo, guarda. Oh, ma va, che bel campanile che c'è qui. Ma sei a Pinnacoli? Certo, sennò che divertimento c'è. Ah, bene, sarà una partita veloce a quanto pare. Oh, mamma, ma chi è che ha messo la tenda qui? Devi essere proprio Le parole. Oh, scusa, ma quando ci vuole, ci vuole. Vabbè, andiamo avanti, dai. Scusi, lei mi può tenere un attimo questa? Sbam! Che simpaticone! E adesso finiamola! Bene, prima kill, bravo! Grazie, grazie, però non tagliare direttamente il video quando mi eliminano, eh? Pare, ci mancherebbe! Fidati! Oh, ma guarda, mi sono ritrovato casualmente in un ambiente completamente diverso da prima e sto facendo un discorso che non c'entra niente con quello di cui stavamo parlando! Perché hai detto sta cosa? Perché sono sicuro che hai tagliato, infame! Cavoli, mi ha già beccato! E allora vuoi vedere che io scendo di qui così nessuno ti farà vittoria reale e ti rovino il video? No, non farlo! Ciao, Mano! Ma vedi, testo infame! E pensa che ho vinto lo stesso! Ma va, fammi vedere la classifica che mi sono segnato qua. Oddio! No, aspetta, mi stai dicendo che calcolando tutti i punti il migliore degli Spider-Man di Fortnite è... Già, è Deadpool! Yeah! E adesso ci vinci anche per tutti! Ah, bene, almeno una cosa positiva, si mangia! Tranne che per te! Cosa? No! Dai! Avevo fame! No, ragazzi, non vedi che sono vivo? Sì, va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. No, non vedi che sono vivo? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te.